Cari professoresse e cari professori, benvenuti in questo webinar. Sono Valentina Gabusi, la responsabile editoriale dei corsi di formazione Zanichelli, e vi do il benvenuto in questa serata in cui parliamo di fake news. L'abbiamo intitolato Cittadini in un mondo digitale, parliamo quindi ovviamente di educazione civica dal punto di vista della conoscenza e dell'informazione, che è un tema quanto mai attuale, come vedremo. Come vedete, non sono da sola, vi presento subito la nostra ospite, Francesca Faenza, a cui do il benvenuto. Buonasera, Francesca. Buonasera Valentina e buonasera a tutti i docenti che sono in linea. Vi presento un pochino meglio chi è Francesca Faenza, anche se forse molti di voi l'hanno già vista in tutti i video sulla privacy che facevano parte del corso. Francesca Faenza è professore a contratto, insegna didattica del diritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. È anche autrice di manuali di diritto e di economia per Zanichelli e vi consiglio una cosa, se avete un profilo Instagram, la trovate su Instagram sotto il nome di Primo Comma e fa tutta una serie di dirette e informazioni molto gustose. A questo punto io passo subito la parola a Francesca perché il tema è caldo, è attuale e vogliamo un po' capire meglio cosa significa per noi come docenti e per i nostri studenti dare delle informazioni utili che siano costruttive e formative per farli capire meglio, far capire meglio loro in che modo filtrare la realtà e le notizie. Grazie Valentina, di nuovo buonasera a tutti. Partiamo subito con una domanda, e cioè, ha senso spiegare il digitale ai nativi digitali oppure è un po' come spiegare il ghiaccio agli esquimesi, come si suol dire? A quanto pare ha senso spiegare il digitale ai nativi digitali, un po' come nella famosa storiella raccontata dallo scrittore David Foster Wallace nel giorno delle lauree al Kenyon College nel 2005. La storiella è questa: ci sono due giovani pesciolini che incrociano un pesce più anziano che va nella direzione opposta. E il pesce anziano chiede a loro: "Salve ragazzi, com'è l'acqua oggi?" I due non capiscono e proseguono, ma a un certo punto uno dei due pesci dice all'altro: "Ma che cos'è l'acqua?" Ecco, la morale della favola è che essere nativi di un certo ambiente non sempre significa conoscerlo. Per esempio, una recentissima ricerca della Stanford University ha riportato che ben l'82% dei middle schooler, cioè degli studenti che hanno la stessa età dei vostri, fa fatica a distinguere una inserzione pubblicitaria da una notizia. Quindi oggi vorrei parlare con voi proprio di questo tema, un tema molto attuale, quello delle fake news e della capacità di informarsi online, che fra l'altro è uno dei temi indicati dalla legge sull'educazione civica come tema chiave dell'ambito dell'educazione digitale. Quindi dividerò il mio discorso in due parti. Nella prima parte risponderò a queste cinque domande: che cosa sono le fake news, se sono sempre esistite o se sono qualcosa di nuovo, perché così tanta gente ci crede, come possiamo fare per riconoscerle e che rapporto hanno con la cosiddetta post-verità. Nella seconda parte, invece, cercherò di dare alcuni spunti per consentirvi di parlare di questi temi in classe, restando nei vostri ambiti disciplinari. In fondo alle slide poi troverete alcune slide finali con tutta la bibliografia che vi può essere utile, la sitografia e i link che nominerò nel corso di quest'ora che passeremo insieme. Quindi partiamo con la prima domanda. Che cosa sono le fake news? All'interno del concetto di fake news rientrano tre sottinsiemi: quello della disinformazione, quello della misinformazione e quello della malinformazione. Vediamo da vicino di che cosa si tratta. Partiamo dalla disinformazione. La disinformazione consiste in un insieme di informazioni false che sono state create al preciso scopo di trarre in inganno singoli individui o intere comunità. Qui vi riporto questo esempio tratto dalla campagna elettorale del 2016 per le presidenziali americane. Avrei potuto fare anche qualche esempio aggiornato proprio agli ultimissimi giorni, ma mi sono, come dire, affidata allo storico. Una delle fake news che rimbalzarono di più sui social era quella per cui Papa Francesco aveva dato il suo endorsement, il suo appoggio al candidato repubblicano Donald Trump, notizia completamente falsa.
Passiamo alla misinformazione. La misinformazione riguarda invece tutte quelle informazioni che sono false o errate, ma che sono state diffuse senza l'intento malevolo, che invece caratterizzava, come abbiamo appena visto, la disinformazione. Qui vi riporto uno screenshot che ho preso dal mio profilo di Facebook. Stavo navigando e ho visto quest'utente che per esempio diceva che la tecnologia 5G può fare cose alquanto incredibili e lo diceva credendoci davvero. Quindi qui non c'era l'intento di diffondere in modo malizioso informazioni false. Quindi rientra nella misinformazione, per esempio, la divulgazione di una statistica che si è mal interpretata, una traduzione sbagliata, una didascalia o una data sbagliate sotto una fotografia, ma anche una cronaca a caldo. Per esempio, qualche anno fa, durante la maratona di Boston, venne fatto un attentato, scoppiò una bomba e moltissimi partecipanti alla maratona cominciarono a twittare live quello che stava accadendo, e sotto l'effetto dello shock, dell'emozione e comunque della visuale parziale di cui godevano, diffusero molte false informazioni, senza però intento malevolo. Quindi, altro esempio di misinformazione. Ci sono poi le cosiddette malinformazioni. Queste consistono in una categoria particolare, perché consistono nella pubblicazione di informazioni vere ma decontestualizzate, oppure anche informazioni che sono vere ma sono riferite in modo tendenzioso. Qui vi ho riportato questa vignetta molto carina, perché come vedete nell'inquadratura della telecamera viene ritagliata una porzione di realtà che non è falsa e che però, vista così, suggerisce esattamente l'opposto di ciò che sta accadendo, con l'aggressore che diventa l'aggredito. Per far capire meglio il concetto di malinformazione, vi racconto anche una storiella piuttosto divertente, che è questa. Un giorno siamo a bordo di una nave, il comandante della nave scopre che il primo ufficiale, durante il suo turno di guardia, è ubriaco. E quindi annota sul giornale di bordo: oggi, durante il suo turno, il primo ufficiale era ubriaco. L'indomani il primo ufficiale ha smaltito la sbornia, e legge l'informazione e va l'annotazione e va dal comandante supplicandolo di cancellarlo, ma il comandante dice di no, siccome ha sbagliato deve subire le conseguenze. Allora, per vendicarsi, al successivo turno di guardia il primo ufficiale annota sul giornale di bordo: oggi il comandante non è ubriaco. Naturalmente la frase è vera, ma in un contesto del diario di bordo in cui si annotano le novità del giorno, sembra che il comandante sia regolarmente ubriaco, lo sia tutti i giorni, salvo quel giorno lì. Altro esempio di malinformazione. Una domanda che ci si può fare è se le fake news siano qualcosa di nuovo oppure no. La risposta è che le fake news in realtà sono sempre esistite. Qui vi porto tre esempi tra i mille possibili. Il primo, che vedete a sinistra, è la famosa falsa donazione di Costantino, che fu usata per moltissimi secoli in epoca medievale per giustificare il potere temporale della Chiesa, ma appunto era un falso. Altro esempio molto noto, e qui ci spostiamo più vicino ai nostri giorni, è quello dei protocolli dei Savi di Sion. Qui siamo all'inizio del Novecento. I protocolli sarebbero stati un piano segreto ordito dagli ebrei per impossessarsi di tutte le ricchezze del mondo, ma un'inchiesta del Times degli anni 20 dimostrò che in realtà era un falso creato dalla polizia segreta dello zar di Russia. Altro esempio di fake news, una fake news paleontologica, è quella del cosiddetto uomo di Piltdown. Risale al 1912, quando appunto in Inghilterra a Piltdown vennero ritrovati dei resti che furono spacciati come l'anello mancante nell'evoluzione dall'uomo alla scimmia. Questi resti furono anche esposti al Museo di Storia Naturale di Londra, e se non che poi venne fuori che erano un falso e non erano altro che un cranio umano con un osso mandibolare di un orango. Quindi, se le notizie false o la malinformazione, la disinformazione sono sempre esistite, perché se ne parla tanto oggi? Perché effettivamente qualcosa di nuovo c'è. E quel qualcosa di nuovo è proprio dato dall'avvento di internet e delle nuove tecnologie, in particolare quelle dell'intelligenza artificiale. Entrambe hanno incrementato enormemente la capacità di diffusione delle fake news e la loro capacità di penetrazione e di apparente verosimiglianza. E qui vi ho portato in evidenza quattro punti che discendono direttamente dall'avvento di internet e delle nuove tecnologie e che hanno cambiato le carte in tavola. Primo punto è quello della disintermediazione. La stampa tradizionale, la radio, la televisione
sono sempre state per loro natura gestite da pochi, dalle cosiddette broadcasting companies, cioè venivano gestite in modo verticale e accentrato, per lo più da professionisti, giornalisti tipicamente. Internet ha tolto di mezzo la loro intermediazione e oggi chiunque con uno smartphone e con i social può collegarsi in rete e condividere le proprie idee con una platea potenzialmente illimitata. E in questo senso è rivelatore il motto di YouTube, che è broadcast yourself. Secondo punto è quello della viralizzazione. Se io posto sui miei social o nelle chat che frequento dei contenuti falsi ai miei contatti e chi mi legge a loro volta li ripostano sui loro social e ai loro contatti, che a loro volta ancora lo ricondividono e così via, abbiamo un effetto moltiplicatore che i media tradizionali non avevano. Di fatto, grazie a queste nuove forme di comunicazione, i contenuti si diffondono in modo esponenziale in pochissimo tempo, proprio secondo le dinamiche della viralizzazione, una metafora che purtroppo per noi ci è molto ben presente in questo periodo storico. E quindi, come vedremo, i contenuti fake sono tra quelli che hanno le migliori chance per diventare proprio virali. Ci torneremo tra un attimo. Terzo punto molto importante è quello delle cosiddette bolle algoritmiche o anche echo chambers, cioè le camere dell'eco. Il flusso di informazioni che ci raggiunge sul web è regolato da algoritmi e questo si sa. Quello che forse si sa un pochino meno è che questi algoritmi selezionano per noi i contenuti che sono più affini ai nostri gusti e ai nostri interessi e lo fanno tenendo conto delle pagine che visitiamo più spesso e dei like che mettiamo. Prendiamo per esempio Facebook. Il newsfeed di Facebook, cioè quella parte centrale in evidenza dove vediamo tutti i contenuti postati dai nostri amici, non segue in realtà l'ordine cronologico, ma sfrutta un algoritmo che personalizza i risultati in base ai nostri gusti e ai nostri mi piace. Da un lato questo serve a offrire all'utente un'esperienza vicina ai suoi gusti, ai suoi interessi, alle sue preferenze, in modo da aumentare la piacevolezza della navigazione e anche il tempo di permanenza su Facebook e quindi il tempo di esposizione alle inserzioni pubblicitarie. Ma c'è anche un altro effetto, e cioè il filtro dell'algoritmo finisce per farci vivere in una bolla, per questo si parla di filter bubble, o anche appunto, come vi dicevo, di echo chambers, cioè di camere dell'eco. Perché l'eco? Perché l'utente finisce per far parte di una stanza in cui circola soltanto un certo tipo di notizie, vere o false che siano, e che sono tutte simili tra loro. Le informazioni o le idee difformi non vengono proposte, non si vedono, o comunque bisogna andarsele a cercare se le si vuole vedere. E così il risultato è che una notizia falsa o ingannevole, la classica bufala, arriva a diventare per molti realtà. Perché di fatto che cosa mi succede? Succede che vedo che tutti coloro che sono intorno a me ci credono, tutti coloro che sono intorno a me postano dei contenuti simili. Quando viene postato uno di questi contenuti ricevo un sacco di like, ricevo un sacco di condivisioni e così se tutti intorno a me ci credono, alla fine finisco per crederci anch'io. Non arriva mai una smentita da fuori. Ultimo. Scusa. Sì. No, vai pure, scusami. E l'ultimo punto che volevo toccare era quello del cosiddetto deepfake e tecnologie affini. Il deepfake, che cos'è? È una tecnica che consente di manipolare le immagini e i video in modo incredibilmente realistico. Praticamente è una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale che consente di combinare e di sovrapporre immagini e video, rivoluzionando completamente il nostro concetto di reale. Per esempio è famoso un video che fu una delle prime i primi esperimenti di deepfake in cui si vede l'ex presidente americano Barack Obama che parla e dice cose che in realtà Barack Obama non ha mai detto, ma sembra assolutamente che sia proprio lui con le sue movenze, la sua mimica, la sua voce a dirlo. Ora, considerato che il 70% degli utenti dei social guarda soltanto le foto e legge solo il titolo prima di mettersi a commentare, quindi in pochi cliccano per leggere magari l'articolo, basta guardare la foto e il titolo, capite bene quanto foto, video, insomma tutto ciò che è immagine risulti incredibilmente potente. Le immagini hanno peraltro di per sé un forte potere persuasivo perché, caspita, lo vedo con i miei occhi, quindi sarà vero per forza. Ecco, non è più così, non è più detto.
Francesca, io ti ringrazio per questo schema e, come dire, l'analisi effettivamente di cosa c'è di nuovo rispetto al passato. In parte hai già risposto alla domanda che ti sto per fare, perché qui hai citato tutta una serie di questioni, se vogliamo, anche molto legate alla tecnologia, a cosa a livello tecnico ci limita in una bolla o ci presenta qualcosa come molto verosimile perché è molto artefatto, molto alterato, tale da sembrare vero al 100%. Però ci sono delle questioni, diciamo, più legate alla nostra psiche che ci portano a credere alle fake news. Altrimenti detto, perché al di là di queste questioni tecniche la gente ci crede così tanto? Sì, ci sono, assolutamente sì, e infatti qui vengo alla terza domanda, cioè perché ci crede così tanta gente? Ed entrano in gioco appunto tutta una serie di meccanismi del funzionamento della nostra mente, che ho riassunto sotto il titolo di Euristiche, Bias Cognitivi e poi l'elemento emotivo. Qui c'è un bellissimo articolo di Giovanni Carrada che tratta di tutte queste euristiche, bias cognitivi, per quanto riguarda la psicologia del rifiuto ai vaccini, che è stato pubblicato sull'Aula di Scienze Zanichelli e di cui vi metterò il link in fondo a queste slide. Ma quindi vediamo quali sono questi bias cognitivi. Parto dal famoso bias di conferma. Il bias di conferma consiste in questo: tutti noi crediamo più facilmente e ricordiamo più facilmente le informazioni che confermano una nostra convinzione, mentre tendiamo a diffidare o a dimenticare volentieri quelle che la possono smentire. Per esempio, non so se abbiate visto, proprio negli ultimi giorni, è rimbalzato su molte testate online il video di quella infermiera del Sud Dakota, negli Stati Uniti, che lavora in un reparto Covid in ospedale e dice che tante volte le capita che siano ricoverati dei pazienti negazionisti del virus, che però si ammalano di Covid, arrivano in ospedale, fanno fatica a respirare, ma ancora rifiutano di credere che quello sia Covid. E alcuni addirittura dicono: devo avere un tumore ai polmoni, piuttosto che prendere atto del fatto che il Covid esiste e si sono ammalati. Potere del bias di conferma. C'è poi il cosiddetto effetto Dunning-Kruger, dal nome degli studiosi che lo hanno teorizzato per primi. È un bias cognitivo che porta le persone poco esperte, le persone che sono ignoranti in un certo ambito, a sopravvalutare le proprie abilità e conoscenze, mentre al contrario le persone davvero competenti hanno la tendenza a sottostimare la propria preparazione, se non altro perché problematizzano di più, sanno di non sapere tutto e quindi sono meno nette nei loro giudizi. Il risultato che ne deriva è che spesso proprio le persone meno esperte hanno una maggiore arroganza, una maggior veemenza che può anche portarle nel dibattito a prevalere. Terzo bias è quello della dissonanza cognitiva. Proviamo una forte tensione e disagio quando una nostra forte convinzione viene messa in dubbio da un'altra che è incompatibile con la prima. E per reagire a questo disagio e a questo malessere, la nostra mente si mette alla ricerca di elementi anche palesemente assurdi che possano difenderci dalla spiacevole sensazione di aver sbagliato, di aver creduto in qualcosa che era falso. C'è poi l'effetto backfire, che non è altro che l'effetto boomerang. Proprio per i bias che abbiamo visto poco fa, quando sentiamo minacciate le nostre convinzioni perché si rivelano sbagliate, tendiamo spesso ad arroccarci, a tentare di rafforzarle ancora di più. Ecco perché spesso andare a smascherare una fake news proprio in faccia a chi ci credeva può sortire effetti del tutto controproducenti, perché si ottiene l'effetto di vedere colui che era convinto nella verità di una certa tesi e che viene invece gli viene dimostrata come falsa, vederlo ancora più conservativo rispetto alle sue credenze. C'è poi il bias della riprova sociale, che in realtà è un altro nome del conformismo. Nel dubbio tendiamo sempre a credere a ciò in cui credono gli altri intorno a noi, a comportarci come le persone che stanno intorno a noi. Per cui se viviamo in un ambiente in cui si ha paura dei vaccini, tenderemo facilmente ad averla anche noi. C'è poi il bias narrativo, che viene anche chiamato l'illusione di causalità, e cioè: poiché due eventi succedono uno di seguito all'altro, allora ci viene la convinzione che il primo deve essere la causa del secondo, come dicevano
gli antichi romani, post hoc ergo propter hoc. Per esempio, mia zia era gravemente malata, è andata dal mago che le ha dato da bere un certo intruglio. Dopo una settimana mia zia era guarita, ecco, è stato l'intruglio del mago. Inoltre, molto spesso notizie false o comunque inesatte, non dimostrate, vengono credute perché offrono una speranza a chi è disperato. Pensate per esempio al caso di Bella o più recentemente al caso Stamina. Ancora, molto spesso entrano in campo delle euristiche, cioè le cosiddette scorciatoie del pensiero. Le risposte semplici ai problemi complessi hanno un loro fascino perché ci risparmiano tempo e ci risparmiano fatica. E tutto ciò che è lieve e semplice ha un fascino che tutto ciò che invece richiede fatica, analisi e studio non ha. Infine, esistono dei casi di notizie false che parlano direttamente alla pancia delle persone, per esempio facendo leva su emozioni primordiali come il disgusto, la rabbia, la paura, i pregiudizi razziali. E l'emozione spesso induce a reazioni rapide, irriflesse, che tagliano fuori la razionalità e che ci portano, per esempio, a condividere immediatamente, senza verificare, una notizia che ci ha sconcertato, che ci ha fatto arrabbiare. Ecco perché, come vi dicevo prima, i contenuti fake sono spesso quelli più facilmente oggetto di viralizzazione. Andiamo alla quarta domanda delle nostre cinque, e cioè: ci sono dei modi per riconoscere una fake news quando ci imbattiamo in essa? Allora, premetto che non è facile naturalmente riconoscere le fake news perché a volte vengono diffuse da dei veri e propri professionisti della disinformazione. Però c'è un decalogo di buone pratiche che ci può aiutare in molti casi. E qui ve l'ho semplificato in questo modo. Vediamo ciascun punto. Prima domanda che ci dobbiamo fare di fronte a una notizia che ci raggiunge. Qual è la fonte? Cioè, chi ha pubblicato la notizia? L'articolo o il post che stiamo leggendo sono firmati? Se manca la firma è sempre un pessimo segnale. O ancora, la fonte che pubblica la notizia è conosciuta come affidabile, per esempio una rivista scientifica affidabile, oppure è un bollettino senza nessuna particolare credibilità? Ancora, se chi firma l'articolo è un giornalista, possiamo verificare che sia iscritto all'albo, perché l'albo dei giornalisti è pubblico ed è liberamente consultabile. Quindi possiamo controllare. Seconda domanda, come ci viene data quella notizia? Come ci viene presentata? Segue oppure no le regole base del giornalismo? Per esempio, riporta dei dati? Indica in modo accurato il luogo e le circostanze del fatto? Cita a sua volta le fonti? Terza domanda. Nella notizia che ci viene data ci sono elementi di bassa qualità. Cosa intendo per bassa qualità? Intendo per esempio i titoli scritti tutti in maiuscolo, errori grammaticali, una sintassi traballante che magari ci fa capire che chi ha scritto non è esattamente un esperto o magari ha fatto una traduzione automatica di un articolo preso chissà dove. Una pessima impaginazione, la presenza di elementi ammiccanti, magari foto sexy che non c'entrano col contenuto dell'articolo ma sono fatte apposta per farci permanere più tempo o più volentieri su quella pagina. Ecco, tutti questi elementi ci devono mettere naturalmente in sospetto. Quarta domanda, ho controllato bene il nome del sito che pubblica la notizia? Perché sottolineo bene? Perché spesso i siti di fake news hanno come nome la storpiatura di siti famosi, proprio per ingannare l'occhio del lettore. Per esempio, in Italia abbiamo avuto il Corriere della Serra, dove quella R in più poteva anche sfuggire all'occhio del lettore magari distratto o che non vede bene, soprattutto se la notizia viene consultata dallo schermo di uno smartphone. E anche abbiamo avuto il Corriere.cloud, che non aveva nulla a che vedere con il Corriere della Sera, ma che lo ricordava evidentemente. Altra domanda che ci possiamo fare è: la notizia è confermata da altre fonti? Qui è sufficiente andare su Google e vedere se ci sono altre fonti che riportano quella stessa notizia. Un trucchetto può essere quello di fare un copia e incolla, prendere il titolo della notizia, incollarlo nella barra di Google seguito dalla parola bufala, cioè virgola bufala. Se quella notizia è già stata smascherata come bufala, ci verrà fuori immediatamente, quindi avremo immediatamente la riprova del fatto che fosse fake. Altra domanda che ci possiamo fare, qui ci muoviamo nel mondo dei social. Il profilo che pubblica la notizia è un profilo verificato, ha la spunta blu? Questo vale soprattutto per i personaggi più famosi.
che hanno appunto la famosa spunta blu. Tenete conto che in alcuni profili la spunta blu è photoshoppata, perché ovviamente la fantasia dei truffatori non ha limiti, quindi viene photoshoppata, però in questo caso è sufficiente passare la freccia del puntatore mouse al di sopra della spunta blu e, se è autentica, compare la scritta profilo verificato. Se è photoshoppata non compare proprio nulla. Poi, ultime domande da fare sono queste tre. C'è troppa pubblicità? Naturalmente, se c'è una presenza debordante e invasiva di banner pubblicitari è una brutta notizia per quanto riguarda l'affidabilità del sito. Così come se c'è qualcuno che ha pagato per quella notizia. Per esempio, l'articolo è un articolo sponsorizzato da qualche azienda privata? Se lo è lecito, se non altro, domandarsi se lo scrivente è del tutto neutrale nel riferire i fatti. Penultima domanda. Il titolo ha le caratteristiche del classico titolo clickbait? I frequentatori di YouTube sapranno bene a cosa mi riferisco. Clickbait significa titolo che attira i click, cioè che fa di tutto per indurci a cliccare sopra. E spesso viene usato nelle titolazioni dei titoli dei video su YouTube, dagli YouTuber che amano avere molte visualizzazioni. Cos'è? Come è fatto un titolo clickbait? È un titolo che sembra fatto apposta per attirare la nostra attenzione. Per esempio, è un titolo con parole eclatanti che ci fanno sembrare la notizia tragica, allarmistica, che ci fa paura e quindi siamo indotti ad andarla a leggere. O viceversa, è un titolo che ci fa apparire la notizia come troppo bella per essere vera, una notizia entusiasmante, che non vediamo l'ora di andare a leggere. Faccio un esempio stupido, non so, si scopre che mangiare il panino col prosciutto fa dimagrire. Wow, che notizia bellissima, andiamo subito a leggere. Ecco, quando è chiaramente troppo bello per essere vero, dobbiamo dubitare. Infine, ultima domanda. Che cosa dicono i siti di debunking e di fact-checking? Debunking significa appunto l'attività di smascheramento delle bufole, mentre il fact-checking, come dice il nome, è l'attività di andare a verificare i fatti, se ci sono dei fatti a conferma della notizia. E qui ci sono diversi siti specializzati in questa attività, ve ne cito alcuni in italiani famosi. Uno è quello del CICAP, che è stato fondato ed è tuttora presieduto da Piero Angela, già dalla fine degli anni 80 è stato fondato il CICAP. Il BUTAC, c'è cioè una pagina Facebook seguitissima, BUTAC sta per bufale un tanto al chilo. Vi cito anche il disinformatico. Per quanto riguarda l'ambito politico, perché questi che vi ho citato siamo più nell'ambito scientifico, per quanto riguarda l'ambito politico c'è la pagina Pagella Politica, che è un sito italiano dedicato interamente al fact-checking delle dichiarazioni dei politici italiani, appunto. E in ambito internazionale invece vi cito l'inglese factcheck.org o il fact checker del Washington Post. Sono tutte ottime risorse che, nel caso in cui dubitiate che una certa notizia possa essere falsa, vi consiglio di frequentare, di andare a verificare, perché magari troverete che qualcuno ha già accertato per voi che in effetti era una notizia falsa. Ultima delle nostre 5 domande. Qual è il rapporto tra le fake news e la post-verità? E qui parto dalla definizione stessa di post-verità. Ogni anno l'Oxford Dictionary pubblica la cosiddetta parola dell'anno, ed è una parola che rispecchia in qualche modo lo spirito del tempo, un po' come mi veniva da paragonarlo ai beni del paniere Istat, che periodicamente vengono aggiornati a seconda dei cambiamenti della società. Quindi, qual è stata la parola dell'anno del 2016 per l'Oxford Dictionary? È stata proprio la parola post-truth, cioè post-verità. Ecco la definizione. La post-verità indica delle circostanze nelle quali i fatti oggettivi sono meno influenti nell'orientare l'opinione pubblica di quanto lo siano gli appelli alle emozioni o alle convinzioni personali. Ora, la post-verità si declina in fenomeni piuttosto diversi fra di loro, che in molti casi si intrecciano proprio con il tema delle fake news, e sono tutti fenomeni preoccupanti. Qui ve ne ho riassunte 3 tipologie principali. Primo ambito di collegamento e di cortocircuito fra post-verità e fake news è l'ambito della politica.
un uso strumentale di notizie false nei dibattiti politici. Per esempio, è stato accertato che il referendum sulla Brexit e l'elezione di Donald Trump nel 2016 alla presidenza americana sarebbero state influenzate dalla diffusione via social di fake news create in modo targetizzato, cioè basate sulla profilazione di diversi gruppi di utenti, profilazione che consentiva di mandare a ciascuno di questi gruppi delle fake news che andassero proprio a toccare le loro corde più sensibili. E qui si aprirebbe tutto il capitolo del caso Cambridge Analytica, che non ho tempo di trattare, ma che sicuramente ricorderete. Il secondo ambito è quello delle teorie del complotto. Esistono diverse teorie del complotto, e su questa c'è una bellissima lezione di Umberto Eco disponibile su YouTube, e anche qui vi ho messo poi il link nelle slide finali sulle risorse video. Teorie del complotto che vanno da quelle dei famosi protocolli di Sion che vi citavo prima, ad altre più recenti e che a prima vista possono sembrarci del tutto ridicole, eppure hanno un'enorme presa su alcune fasce di popolazione. Per esempio, i due personaggi che vedete nella foto a destra con le fette di pizza sulla maglietta sono chiaramente due cittadini americani che credono al complotto del Pizzagate. Che cosa dice questo complotto? Secondo questo complotto, i coniugi Clinton, cioè la ex coppia presidenziale americana, insieme ad altri alti funzionari del Partito Democratico americano, sarebbero a capo di un giro di pedofili che opera nei sotterranei di una pizzeria di Washington, la Comet Ping Pong, e da cui appunto il nome di Pizzagate, nei cui sotterranei avrebbero compiuto i misfatti più irriferibili. Questa teoria, che a noi può sembrare francamente ridicola, è penetrata a tal punto nelle coscienze di molti utenti del web da non generare neanche più dubbi sul fatto che fosse vero o falsa, cioè ci credevano assolutamente, al punto che l'anno scorso, un anno o due fa, un uomo è entrato armato in questa pizzeria di Washington e ha iniziato a sparare, per fortuna senza uccidere nessuno, ma facendo dei feriti. Altra teoria del complotto molto diffusa è quella del gruppo, del movimento QAnon, QAnon. Anche qui siamo in America, un gruppo che si ispira alle posizioni della alt-right americana, cioè dell'estrema destra americana, con infiltrazioni anche nelle forze dell'ordine e nella politica. Infatti alle ultime elezioni, quelle che si sono appena concluse negli Stati Uniti, è stata eletta una deputata in Georgia che è un'aperta sostenitrice del movimento QAnon. Qual è la teoria sostenuta da questo movimento? Beh, anche qui siamo sulla falsariga del Pizzagate, perché l'idea è che ci sarebbe una trama segreta ordita dal cosiddetto deep state, cioè noi diremmo i poteri forti, ai danni di Donald Trump, perché Trump lotta contro una rete mondiale di pedofili, dediti anche a pratiche sataniste, e che mirano a istituire un nuovo ordine mondiale. E queste teorie, che a noi, ripeto, possono far sorridere, però sono talmente diffuse che Facebook ha messo un bando a tutti i contenuti legati alle teorie di QAnon, quindi li ha esclusi dai contenuti diffusi da Facebook. Quindi se Zuckerberg è dovuto intervenire, vi dà la misura di quanto fossero diffusi. Infine, il macro tema del negazionismo scientifico. In questo ambito si riuniscono le teorie più varie e in molti casi sono strettamente collegate alle teorie del complotto. Per citarne alcuni, il caso dei Novax, alcuni esempi di critiche alle teorie del climate change, secondo cui appunto il cambiamento climatico non sarebbe affatto di origine antropica, i difensori del creazionismo contro la teoria evoluzionistica, anche questa è una posizione molto forte negli Stati Uniti, il cosiddetto terrapiattismo, le teorie secondo cui il coronavirus sarebbe stato creato in laboratorio in Cina per sovvertire l'ordine mondiale e o per avvantaggiare gli interessi delle case farmaceutiche che poi avrebbero brevettato i vaccini, e così via. Ce ne sono moltissime di queste teorie. Non vi citerò qui, per mancanza di tempo, anche due fake news che sono circolate molto e che forse, essendo voi insegnanti, vi avranno toccato da vicino perché riguardavano i ragazzi. La cosiddetta Blue Whale e il fenomeno Jonathan Galindo, che si assomigliano molto, secondo cui ci sarebbero questi influssi tramite il web o le chat da parte di personaggi oscuri e misteriosi che lavorerebbero per indurre i ragazzi più giovani a commettere gesti estremi fino al suicidio. Entrambe sono fake news accertate, eppure. A
questo punto direi che potremmo passare alla seconda parte. Mi sembra perfetto, Francesca. Sì, perché in effetti, allora, io che sto leggendo i commenti delle persone che ci stanno ascoltando, anzi, lo ripeto, se avete domande io leggo e posso porre le domande poi alla dottoressa Francesca Faenza. Effettivamente il quadro che emerge non è consolante, siamo un po', come dire, assediati da tutte le parti. L'ultimo schemino che hai fatto vedere effettivamente coinvolge, non dico quasi tutti i campi del sapere, però una grossa fetta di elementi che tengono banco sulle testate principali, sicuramente la parte politica, poi la parte un po' più di costume, notizie che effettivamente toccano la pancia o fanno scandalizzare, e poi la grande trasversalità, eclettismo incredibile del negazionismo scientifico. Quindi ritorniamo al nostro tema principale, perché stiamo parlando di queste cose a una platea di docenti? Perché nell'ambito dell'essere docente in un 2020 che ci vede tanto sul digitale, effettivamente riuscire a dare, mentre si parla delle proprie materie, anche uno sguardo di attenzione, di sensibilizzazione per far drizzare un pochino le antenne agli studenti, è un tema importante. Ci aiuta a noi docenti sapere come stanno le cose, ci aiuta a essere ben consapevoli poi di in qualche modo avere un ruolo di guida per gli studenti. E quindi iniziamo un po' a entrare nel vivo e vedere proprio tutta una serie di belle idee per parlarne in classe. Esatto, qui ho provato a immaginare alcuni spunti trasversali rispetto che toccano diverse materie, naturalmente ce ne possono essere molti altri, quindi prendetelo come un tentativo, una proposta da parte mia che naturalmente non esaurisce le mille piste che si possono percorrere. E, cominciamo. Allora, parto dalle scienze in senso lato, e qui volendo i temi che potete toccare sono molto ampi e sicuramente non avete bisogno di me per individuarli, ma così a titolo puramente esemplificativo e riassuntivo li ho provati a sintetizzare in questa slide. C'è il tema dei Novax, quindi la falsa credenza che ci sia una connessione tra i vaccini e l'autismo, una credenza che deriva dal famoso caso Wakefield, un caso che ha coinvolto appunto la società medica britannica, ma dal Regno Unito si è poi diffuso nel resto del mondo, e che appunto, pur essendo stato poi smentito, ha continuato e continua tuttora a circolare online, e così che molti credono e sono convinti che ci sia un nesso tra vaccini e autismo. C'è poi il tema del 5G, che sarebbe le cui infrastrutture sarebbero, secondo coloro che ci credono, una causa o comunque un fattore favorente la diffusione della Covid-19. C'è poi il tema sempreverde delle scie chimiche, il tema del terrapiattismo, moltissime fake news nell'ambito dell'alimentazione umana. Per esempio, pensate a quanti siti diffondono delle diete che io ho definito bislacche, ma in alcuni casi sono ben più che bislacche, possono essere addirittura pericolose per la salute, e quindi qui nel momento in cui si studia per esempio il tema dell'alimentazione umana può essere utile dare delle coordinate scientifiche solide per riconoscere a colpo d'occhio una falsa notizia in tema alimentazione, tema fra l'altro molto delicato perché coinvolge anche la sfera del benessere psicologico, dei disturbi dell'alimentazione che molto spesso insorgono proprio nell'età che hanno i vostri studenti e le vostre studentesse. C'è poi tutto il macro tema della metodologia, la metodologia della ricerca scientifica, che è uno dei massimi strumenti per acquisire la forma mentis necessaria a smascherare una notizia falsa o quantomeno a dubitare della sua veridicità. E quindi nell'ambito della metodologia della ricerca rientra il tema della validazione delle teorie scientifiche, il ruolo della divulgazione scientifica come strumento di alfabetizzazione dei cittadini. Oggi è una stagione, un'età dell'oro della divulgazione scientifica, perché ci sono moltissimi canali su YouTube, per esempio, che fanno divulgazione anche di ottimo livello e che hanno il pregio di piacere moltissimo proprio alle giovani generazioni, che attraverso questo strumento possono acquisire quantomeno una alfabetizzazione di base sulle scienze. Ma naturalmente è proprio la scuola che qui può avere il ruolo principe nel dare queste basi.
Per quanto riguarda sempre l'ambito scientifico, ma spostandoci a quello della matematica, qui c'è anche qui una grandissima risorsa che può aiutare a costruire la forma mentis migliore per smascherare le false notizie, e cioè tutto il tema della dimostrazione, la dimostrazione in matematica e quindi del ragionamento logico-deduttivo. Questo è un allenamento per il cervello che va ben oltre l'insegnamento della matematica intesa come materia curricolare, ma entra a far parte di quelle risorse, di quella cassetta degli attrezzi del cittadino, che si muoverà quindi nel mondo avendo un cervello allenato al ragionamento e all'idea che se affermo una tesi poi devo essere in grado di dimostrarla attraverso argomenti ben concatenati fra di loro. Vi cito anche un pamphlet che è uscito pochi mesi fa, nel 2020, come vedete, di Chiara Valerio, e che si chiama La matematica e politica, e che è un pamflettino che sta girando molto, è molto apprezzato, sul valore che io definisco civile nel senso da civis, di cittadinanza, della matematica. Perché? Perché la matematica innanzitutto è democratica, perché tutti possono partecipare, e perché come la democrazia anche la matematica ha delle regole che vanno rispettate per far parte del gioco, ma all'interno di quelle regole è assolutamente libera. E infine perché la matematica è antidogmatica, cioè non esiste in matematica il principio di autorità, non esiste l'ipse dixit, è vero perché me l'ha detto lui. Se è vero devo poterlo dimostrare e devo poterlo riprodurre, e tutti coloro che giocano alle regole del gioco della matematica devono poter arrivare a quelle conclusioni. Quindi valore civile della matematica in questo pamphlet. Cambiando a questo punto invece ambito, passiamo alle lingue, in particolare all'inglese. Qui vi suggerisco, non solo per altri insegnanti di inglese, perché è veramente bello qualunque materia insegnate, il magistrale TED Talk della giornalista inglese Carol Cadwalder. TED Talk del 2019, vi ho messo il link che vedete nella slide. Chi è Carol Cadwalder? È una giornalista ed è colei che con le sue inchieste ha fatto esplodere il caso Cambridge Analytica. Cioè, se è venuto fuori tutto il caso Cambridge Analytica, lo dobbiamo alle sue inchieste giornalistiche. Ed è stata per questo nominata al premio Pulitzer. In questo TED Talk racconta la sua inchiesta sul ruolo di Facebook nell'orientare il voto a favore della Brexit, che vi ho già citato prima come caso ad alta densità di fake news, quello del referendum sulla Brexit. Qual è l'inchiesta che ha fatto e che viene raccontata in questo TED? In pratica la giornalista è andata a fare un'inchiesta sul campo in un paesino del Galles meridionale, un'ex zona di miniere, che è stata una delle circoscrizioni con la più alta percentuale di voti per il Leave, cioè a favore dell'abbandono dell'Unione Europea, e quindi è andata sul campo a capire perché i cittadini di questa di questo piccolo centro urbano del Galles avessero votato tutti in massa a favore dell'abbandono dell'Unione Europea, quando in realtà proprio nella loro città, grazie ai fondi europei, erano stati ricostruiti interi edifici, palestre, la stazione dei treni, le strade erano state messe a posto e c'erano anche dei bei cartelli che dicevano che quest'opera è stata realizzata con i fondi dell'Unione Europea. E inoltre l'unico immigrato presente in città era una pacifica cinquantenne polacca totalmente integrata. E quindi come mai tutte le prese di posizione contro l'Europa che favorisce con l'abbattimento delle frontiere l'arrivo di migranti, col fatto che l'Europa si prende un sacco di soldi e non dà niente, hanno potuto invece prendere piede in questa realtà? Ecco, ne scoprirete delle belle ascoltando questo TED che, vi ripeto, vi consiglio e che se siete insegnanti in inglese potete far ascoltare in inglese, ma si trova anche con i sottotitoli in italiano per chi volesse fruirlo con i sottotitoli. Passo dalle lingue alla lingua italiana e quindi passiamo all'ambito delle lettere. Qui è quasi d'obbligo il riferimento a Lorenzo Valla, che è il padre della filologia, e quindi il ruolo della filologia nello smascheramento della falsa donazione di Costantino di cui dicevamo prima, quindi il contributo che può dare la filologia nello scoprire dei falsi, quindi anche qui l'atteggiamento del filologo che grazie allo studio del dettaglio e una conoscenza minuziosa della lingua, delle radici delle parole è in grado di smascherare il falso.
Cambiando poi ambito, ma restando nelle lettere, non posso non citare anche i Promessi Sposi, in particolare la figura di Don Ferrante. Don Ferrante è interessante perché Don Ferrante non è un ignorante che si beve qualunque cosa gli venga detta. Al contrario, Don Ferrante è il dotto, l'uomo colto, che però a sua volta crede in cose false. Perché? Perché non crede al contagio, crede che la peste sia colpa degli astri, perché è totalmente immerso nelle teorie aristoteliche e quindi, dice Manzoni, ben contento e ben convinto di queste teorie, Isfretus prende la peste, si ammala, si mette a letto e li muore prendendosela con gli astri. Dalle lettere ci possiamo spostare alla psicologia e qui non mi dilungo più di tanto perché abbiamo già visto in qualche slide precedente il tema dei bias cognitivi, il tema degli stereotipi e dei pregiudizi che hanno un ruolo evidentemente importante nel farci credere notizie che poi in realtà non sono vere e anche il tema del condizionamento sociale che era poi uno dei bias che abbiamo visto prima. Spostiamoci all'ambito della storia. Qui naturalmente ci sarebbe tanto da dire, però ho scelto tra le varie possibilità questa, e cioè le fake news come strumento di propaganda. Il maestro di fake news era il ministro della propaganda del Terzo Reich, cioè Joseph Goebbels, che vedete qui nella foto, e che aveva messo in piedi una vera e propria macchina del consenso, una macchina impeccabile che partoriva false notizie a ripetizione, tutte naturalmente a favore della propaganda nazista. E per par condicio si deve anche citare la disinformazia sovietica, che negli anni 20 era a sua volta una macchina di propaganda con la creazione in modo scientifico di notizie false per ragioni tattiche o di intelligence. E qui naturalmente il pensiero va al sempiterno Orwell e al suo 1984 con il Ministero della Verità, che fa riscrivere i libri di storia proprio per far sì che i fatti vengano raccontati così come il Grande Fratello vuole che siano raccontati. Passando all'ambito del diritto, si potrebbe proporre una riflessione sull'estensione, ma anche sui limiti della libertà di espressione, che è codificata all'articolo 21 della Costituzione. E cioè noi tutti siamo liberi di esprimere le nostre idee e non c'è l'obbligo di dire necessariamente la verità. Però esistono dei limiti alla libertà di espressione. Qualche anno fa in molti paesi europei è stato introdotto il reato di negazionismo storico e sono stati anche incarcerati degli storici, uno in particolare noto, uno storico inglese che è stato incarcerato perché era un negazionista, quindi negava la verità storica dell'Olocausto o comunque ne ridimensionava moltissimo la portata. Ecco, qui in ambito penalistico si è aperto un dibattito e cioè è giusto che il diritto penale, che è il braccio armato del diritto tra tutti i rami del diritto, si faccia tutore della verità? Cioè la verità va imposta col braccio del diritto penale oppure si deve affermare nel dibattito scientifico, fra gli storici in questo caso, nel dibattito all'interno dell'opinione pubblica? La verità ha bisogno del braccio armato della legge oppure no? Un bel dibattito da affrontare in classe. Dal diritto mi sposto all'ambito della storia dell'arte e qui si potrebbe proporre una riflessione sul tema dei falsi, visto che la storia dell'arte è costellata di casi più o meno celebri di opere false o attribuite all'autore sbagliato. Qui sul tema come scoprire un falso, come smascherare un falso, vi segnalo poi nelle slide finali con le risorse e i link due articoli usciti sul blog Didatticarte di Emanuela Polvirenti che sono anche molto pratici, danno una serie di consigli pratici per smascherare falsi nell'ambito della pittura, ma non solo. A questo aggiungo anche un riferimento al metodo di Giovanni Morelli. Giovanni Morelli, citato da Freud, che era un suo ammiratore, nel suo studio sul Mosè di Michelangelo. Giovanni Morelli fu l'ideatore nell'Ottocento di un metodo che si basa sullo studio dei particolari più trascurabili delle opere, in particolare nella pittura. Particolari trascurabili come il lobo di un orecchio, il mignolo di un piede, e proprio perché sono trascurabili sono quelli meno influenzati dallo stile della scuola, sono dettagli e quindi l'autore in qualche modo si sorveglia meno. Ecco, proprio per questo questi particolari apparentemente insignificanti sono sempre presenti negli originali e non nelle copie, perché il farsario a sua volta si rilassa e quindi non fa il lobo dell'orecchio come lo faceva
Van Gogh, vabbè, forse non è l'esempio migliore per parlare di lobby delle orecchie, mi è venuta male. Comunque, questo metodo, il metodo Morelli, è stato ripreso appunto da Freud, che ne era un grande ammiratore, perché anche la sua psicoanalisi si basa sull'osservazione di dettagli marginali e inconsapevoli, per esempio i lapsus, i tic nervosi, tutti fattori decisivi per la scoperta dell'inconscio. Quindi anche qui l'insegnamento che ne possiamo trarre è occhio ai dettagli. Dalla storia dell'arte mi sposto alla filosofia. Sulla filosofia mi sento di fare una sorta di piccola premessa, cioè in realtà si potrebbe anche dire che tutta la filosofia è una ricerca sulla verità, intorno alla verità, sul concetto di vero, sulla teoria della conoscenza. E quindi probabilmente qualunque capitolo della filosofia si stia affrontando si può collegare al tema della verità. Però volendo fare una scelta, ho scelto tre topoi, uno per ogni anno, di programma di ogni anno, e quindi il primo non poteva che essere il mito della caverna di Platone. La caverna può essere una buona metafora delle echo chambers che abbiamo visto prima, con anche la fatica, tutta la fatica di abbandonare una vecchia credenza. Infatti lo schiavo all'inizio, quando viene liberato, è accecato dal sole, prova dolore, i suoi occhi sono accecati e quindi gli fanno male. E c'è anche tutto il tema della fatica di convincere i compagni che quella che credevano verità non lo sia, perché quando lo schiavo torna indietro non viene certo accolto a braccia aperte dagli altri che erano rimasti nell'oscurità della caverna. Questo tema si può legare anche all'anno successivo a Bacon, e quindi in particolare al tema degli Eidolas Pecus, con un paragone fra la caverna e la nostra mente quando crediamo in falsità. Poi per quanto riguarda l'ultimo anno c'è naturalmente Popper, il tema del falsificazionismo, su cui non mi dilungo, mentre qualche parola in più la voglio dire sulle bellissime pagine di Popper sul tema del complottismo che si trovano nella Società aperta e i suoi nemici. Su questo ancora una volta vi rinvio alla gustosissima conferenza lezione di Umberto Eco, di cui troverete i riferimenti in fondo. In sostanza Popper ci dice che la disponibilità a credere ai complotti anche più folli è una diretta conseguenza della secolarizzazione. E cioè, quando non si crede più in Dio, non è che non si crede più in niente, si crede a tutto. Ultimo spunto che volevo proporvi riguarda il greco, ma volendo anche le lettere, perché tanto l'Odissea si fa anche nell'ambito dell'insegnamento delle lettere. E quindi qui ho voluto fare una specie di gioco di divertissement, visto che è l'ultimo argomento di cui parleremo in questa lezione. Ho preso un brano dal libro 23° dell'Odissea, siamo quasi alla fine dell'Odissea, Ulisse è già tornato in patria a Itaca, sotto mentite spoglie, ha già ucciso i proci e siamo arrivati all'incontro con Penelope. La traduzione che vi riporto è di Federico Condello. E qual è il divertissement che ho voluto fare, che vi propongo? Praticamente vediamo qui nel comportamento di Penelope un perfetto protocollo anti-fake news. Ci sono tutte le fasi. Penelope si rivela una vera maestra del sospetto, perché viene raggiunta da una notizia con caratteristiche particolari. Ecco, leggiamo insieme rapidamente questo brano per vedere come reagisce alla notizia e anche come dobbiamo imparare a nostra volta a porci di fronte a una notizia. E che notizia? Perché appunto la notizia è che dopo 20 anni finalmente Ulisse è tornato. Si apre la scena con Euriclea, che corre in camera da Penelope e le dà la grandiosa notizia. Questa notizia è sospetta, in base al nostro piccolo protocollo anti-fake news, perché è del genere troppo bella per essere vera, è la notizia che Penelope aspettava da 20 anni. In realtà non vede l'ora di crederci. Guardate anche l'enfasi con cui viene presentata, quanti punti esclamativi ci sono. Sono tutti segnali che dovrebbero far scoccare un campanello d'allarme. E infatti Penelope, che viene definita non a caso donna dai molti pensieri, inizialmente gioisce, ma poi inizia a dubitare. Guardate l'ultimo verso che vi ho evidenziato e anche sottolineato, qui la traduzione ci è molto amica, perché il verso dice: ma è falsa questa notizia che adesso mi porti. Quindi è una fake news che lo straniero che è tornato è Ulisse.
Qui vediamo tutta la verità psicologica del personaggio di Penelope, perché Penelope rimane ambivalente, vorrebbe credere, però esita. Quando arriva nella sala, trova il figlio Telemaco che inizia a sferzarla, perché Penelope sbaglia a dubitare, dice Telemaco. E qui troviamo in opera il bias, potenziale bias, ma vedremo Penelope gli sfugge, il bias del condizionamento del gruppo di riferimento, e cioè qui il gruppo di riferimento è dato da Telemaco, che è tutta la sua famiglia, che le dice: perché non credi? Devi credere, nessuna donna avrebbe il cuore così duro. E perciò è molto forte questa pressione affinché Penelope crede. Ma Penelope è una donna dei molti pensieri e quindi non si uniforma alle aspettative del figlio e chiede una prova. Questo è il punto cruciale. Quando ci viene porta una notizia che magari sembra fin troppo bella per essere vera, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere la prova, andare a cercare le prove noi, oppure a chiederle a chi ci pone la notizia, perché l'onere della prova è sempre dalla parte, pende sempre dalla parte di chi ci dà la notizia. E quindi qui c'è il passo famosissimo e bellissimo della prova a Ulisse, e cioè Penelope dà ordine di portare il letto nella sala, portarlo fuori dalla camera da letto, prepararlo in sala, perché il viandante possa, il misterioso pellegrino possa riposare. E qui vuole vedere se Ulisse ci casca oppure no, perché solo il vero Ulisse avrebbe potuto sapere che quel letto era inamovibile, perché era stato costruito dentro un grandioso ulivo che sorgeva all'interno del palazzo reale di Itaca. E dal momento che Ulisse conosce il segreto, supera l'esame e finalmente la notizia è stata validata e ora Penelope può credere. E quindi i due finalmente si abbracciano. Naturalmente questo è solo un gioco che vi ho voluto proporre, però può essere un modo anche divertente per vedere all'opera un protocollo anti-fake news, un comportamento da veri maestri del sospetto, anche in un testo che ci proviene dall'antichità classica come l'Odissea. Come vi dicevo, scorro rapidamente con voi le ultimissime slide dove vi ho indicato una serie di bibliografie, link utili, risorse multimediali per approfondire il tema di questa lezione. Forse con scarsa eleganza, la prima reference che vi do è quella del mio stesso libro, il manuale di educazione civica che vedete qui, nel quale però credo molto, perché ho cercato davvero all'interno dell'unità dedicata all'educazione digitale di portare i temi più attuali e più sentiti di questo ambito dell'educazione civica. Vi segnalo poi due articoli di Valigia Blu per approfondire i temi, uno sul ruolo della formazione della scuola nella lotta alle fake news e l'altro sui diversi tipi di disinformazione, un po' come vi ho accennato io all'inizio di questa lezione. Ci sono due manuali, due guide gratuite che si trovano online e che sono in inglese. Uno è il famosissimo Verification Handbook, che è una vera e propria bibbia, soprattutto per i giornalisti digitali, con indicazioni anche molto pratiche sulla verifica dei contenuti online e moltissimi case studies, davvero molto molto avvincenti. E di questo trovate anche la versione in italiano che vi ho linkato. E poi c'è questo report molto interessante sulle ricadute politiche della disinformazione online. Anche questo in inglese, ma è un inglese comprensibile, ci sono delle bellissime infografiche molto esplicative. Due libri recenti usciti da poco, quello di destra, che si intitola Fake News, Haters e Cyberbullismo, è particolarmente adatto anche a un pubblico più giovane, direi da primo biennio, perché il linguaggio è molto semplice, i vari contributi, i testi sono brevi, una facciata e mezzo per darvi l'idea, e ci sono anche delle illustrazioni grafiche veramente molto belle, quindi particolarmente consigliato se avete studenti da primo biennio. Come vi dicevo, il video della lezione di Umberto Eco sul complotto da Popper a Dan Brown, sui bias cognitivi l'articolo di Giovanni Carrada per l'aula di scienze di Zanichelli che vi ho citato prima, i due articoli di Emanuela Pulvirenti sul tema dei falsi e delle fake news nell'arte, e infine, se volete proporre il brano dell'Odissea che vi ho citato poco fa ai vostri studenti, interpretato dalle voci di due grandissimi attori, è un'interpretazione davvero emozionante, personalmente ogni volta che l'ascolto mi viene la pelle d'oca, ecco, allora vi propongo questo breve video a cura del Centro Studi per la Permanenza dei Classici, che è stato girato nell'epoca del primo lockdown proprio per portare conforto attraverso i classici alla popolazione che era costretta in casa. Lo consiglio davvero e lo trovo veramente emozionante.
Con questo io ho concluso. Francesca, Quindi... io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio a nome di tutte le persone che lo stanno facendo in chat. Uno specifico commento mi fa sorridere e te lo riporto, lo fa Anna Maria che dice veramente un incontro interessante, diverso per come è stato trattato l'argomento che ormai... E qui forse è vero, dice, è quasi monotono, cioè è vero che spesso e volentieri si tende a parlare tanto di fake news, sono contenta che si sia colto lo spirito che era proprio quello di dare da un lato una infarinatura teorica, ma con tanti esempi pratici che potete proprio usare con i ragazzi, perché i ragazzi li vedono, magari leggono le stesse cose, sono incappati magari in qualche post così menzognero sui loro social, quindi riescono sicuramente a fare l'ancoraggio con la realtà. E poi in questa seconda parte che abbiamo fatto scorrere rapidamente, abbiamo cercato di mettere insieme una serie di suggestioni e lo spirito era doppio, cioè da un lato riuscire a servire un po' su un piatto d'argento dei modi per i vari docenti di riuscire a trattare il tema delle fake news senza uscire un po' dalla zona di comfort della propria materia, che è importantissimo. Però dall'altro lato quello che avete è, se vogliamo, anche un percorso completo che si può usare tutti insieme, magari più in sinergia col consiglio di classe, se volete invece affrontare un modulo oppure in maniera appunto più unitaria il tema delle fake news, facendo vedere tanti aspetti, tanti lati diversi nei vari argomenti. C'è chi ti ringrazia del fatto che hai suscitato interesse per il libro di Chiara Valerio, alcuni l'hanno letto e hanno detto è bellissimo, altri hanno detto mi incuriosisce, lo leggerò. C'è chi domanda qualcosa sul tuo libro e qui rispondo io direttamente. Il libro, alcuni docenti forse lo possono già vedere su BookTub, chi invece è interessato a volerlo vedere nella sua forma digitale può fare la domanda direttamente per ricevere una copia saggio digitale al proprio funzionario di zona. Io adesso concludo però con una domanda un po' spinosa che effettivamente ha fatto una docente. E la domanda è, come si fa a interagire con ragazzi o ragazze che magari provengono da famiglie Novax, da famiglie negazioniste, che spesso e volentieri, lo sappiamo bene, lo abbiamo visto anche nella panoramica un po' delle posizioni più legate alla psicologia umana, sono molto arroccate sulle loro posizioni. E io immagino che ovviamente vada fatto con garbo, proprio perché sennò si rientra in quell'effetto backfire di cui abbiamo parlato, però diciamo, tu hai una riflessione su questo tema. Io penso che cercherei di far finta di non parlare di quello, però mandando un messaggio sotto traccia. Per esempio, parlando dei tanti casi nella storia dell'umanità in cui si è fermamente creduto alla verità di una teoria e poi però si è scoperto che quella teoria non era vera, dal fatto che non è il sole che gira intorno alla Terra, al fatto che la peste nel Medioevo si pensava che fosse, a un certo punto si dirà, viene diffusa dagli ebrei, in alcuni casi si pensava che venisse diffusa dalle donne e quindi venivano perseguitate per questo. Ci sono tanti casi in cui l'umanità ha fermamente creduto in cose che poi si sono rivelate false e che tutti oggi riconosciamo come false, anche chi magari è Novax o crede in altre, non so, nel fatto che la Terra sia piatta. Quindi, prendendo un buon esempio dal passato su cui tutti oggi possiamo convenire, magari si dà l'input che forse anche a noi può restare un dubbio metodologico sulle nostre certezze, cioè abituare un po' a una sorta di antidogmatismo. Ci credo, però poi magari lascio aperto lo spiraglio al dubbio, sarebbe già tanto.
Allora, grazie mille Francesca, grazie a tutte le persone che sono state con noi in questo periodo. Sappiamo che un'ora davanti allo schermo è complicata e stiamo passando tante ore davanti allo schermo, però sono contenta di essere stata insieme a Francesca, insieme a tutti voi. Vi facciamo i nostri migliori auguri per quest'anno complicato e speriamo di avervi dato un po' tanti spunti per avviare comunque una serie di lavori anche a distanza con i vostri ragazzi su delle tematiche che vedrete quando le proporrete in classe diventeranno comunque effervescenti perché i temi sono caldi e spesso e volentieri i ragazzi tendono a voler partecipare a queste cose che sentono più vicine a loro. Quindi grazie tante a Francesca Faenza e un saluto da parte di Zanichelli a tutti voi. Grazie, buona serata a tutti.